Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Alessandro, siamo qui oggi con il direttore generale di ISPRA, nonché vicepresidente dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, il dottor Alessandro Bratti, per parlare di ricerca ambientale e statistica per la nuova agenda politica green. Stamattina nella sessione dedicata, nella prima sessione della linea Statistiche e Sistemi di Misurazione per la Transizione Ambientale, abbiamo sentito i colleghi della Commissione Europea parlare di European Green Deal, che definisce le ambizioni finalizzate alla costruzione di un'economia climaticamente neutrale basata sull'uso efficiente delle risorse, che è essenziale per uno sviluppo, per un futuro sostenibile. E hanno parlato ovviamente anche di ottavo Environmental Action Program, stigmatizzando l'implementazione degli obiettivi ambientali al 2030 già con una visione al 2050. E quindi la Commissione europea ha la necessità di avere statistiche ambientali e conti ambientali che misurino il progresso relativamente agli obiettivi, per assicurare che nessuno sia lasciato indietro nella transizione verde. Proprio per questa strategia, infatti, Eurostat a ottobre ha preparato l'Action Plan, cioè che è stato adottato ad ottobre, e nel quale i 2/3 dei progetti sono relativi a statistiche ambientali, sostenibilità, cambiamenti climatici, statistiche geolocalizzate, energia. E quindi a tenere in considerazione le questioni connesse a ovviamente sostenibilità ambientale e territoriale, di cui abbiamo tra l'altro finito di parlare poco fa. Tutto questo è ovviamente, come sappiamo tutti, importante anche per diffondere una cultura della sostenibilità che sia, diciamo, che dia il suo apporto a questo processo che non è semplicemente di ricerca e di statistiche. L'ISTAT e l'ISPRA insieme hanno lavorato e hanno costruito il sistema ISTAT SISTAN per il monitoraggio degli obiettivi dell'Agenda 2030 e insieme hanno costruito questo approccio concreto e progressivo dal globale al locale che è iniziato con una novantina di indicatori e ora sono più di 350. E continuano, i ricercatori di ISTAT e ISPRA insieme continuano questa avventura anche per esempio con riferimento al tema dei cambiamenti climatici, tanto per citarne uno, che è certamente un'altra sfida notevole. E infatti anche sulla base di un protocollo di ricerca che è stato siglato qualche tempo fa. E oggi è quindi, a mio avviso, particolarmente importante concentrare l'attenzione sugli aspetti peculiari dell'ISPRA, ossia ricerca, monitoraggio e misurazione dei temi ambientali. Quindi ti chiederei di focalizzare sull'attenzione con quali modalità si sta adoperando l'ISPRA per accompagnare e favorire la nuova agenda politica nazionale ed europea sempre più green. Grazie Alessandro. Buonasera e grazie ovviamente di questo invito. È sempre un piacere affrontare questi temi, soprattutto con voi e in questa fase, diciamo, che credo sia di grandissimo interesse perché come non mai in una situazione così complessa, da un lato, ma molto direi chiara riguardo la direzione da prendere, perché oggi esistono una serie di strumenti che tu hai ricordato. Io aggiungo ovviamente e sottolineo l'European Green Deal, ma voglio l'European Green Deal che poi è un grande piano climatico, se vogliamo, in cui l'obiettivo al 2030 è la riduzione del 55% di emissioni di CO2 per arrivare poi addirittura alla neutralità climatica al 2050. E all'interno del Green Deal poi si sviluppano tutta un'altra serie di strumenti a livello europeo che hai ricordato tu, l'ottavo programma quadro sicuramente, ma direi anche l'essenza stessa del PNRR, che ovviamente non è tutto ambientale, ma che all'interno ha una forte connotazione dal punto di vista ambientale, anzi direi fortissima. Lo è moltissimo il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza italiano, dove una buona fetta degli investimenti e delle azioni riguardano proprio la trasformazione verso
una società più sostenibile, più ecologica attraverso appunto il percorso della cosiddetta transizione ecologica. Quindi ci sono tutta una serie di elementi di contesto, direi, e di quadro anche integrati anche con l'Agenda 2030, ovviamente. Quindi voglio dire, tutti questi strumenti multilivello ci consegnano un quadro che io ritengo molto, molto interessante anche per lo sviluppo della nostra attività, perché poi il primo tema che credo noi si debba affrontare, in parte lo stiamo affrontando e l'abbiamo proposto, non è solo la misurazione da un punto di vista economico delle varie azioni, ma anche nel cercare di capire quali sono gli strumenti, gli indicatori più utili e più importanti per capire poi se riguardo a tutti i vari tematismi, almeno quelli dal punto di vista ambientale, poi queste azioni che tipo di risultati ottengono. Quindi è importante, insomma, ragionare su indicatori anche diversi rispetto a quelli che abbiamo avuto fino ad oggi, perché la situazione, diciamo, i temi che vengono posti sono finalmente molto integrati, ecco, però il fatto che siano molto integrati presuppongono anche un approccio, una strumentazione anche di accountability diversa da quella che abbiamo avuto probabilmente fino ad oggi. Noi cosa stiamo? Allora, noi, come noto, come ISPRA abbiamo alcune, come posso dire, obblighi istituzionali fondamentali che ci riguardano. Uno sicuramente è il tema del reporting. Noi comunque pensiamo solo all'attività che eseguiamo, ad esempio, rispetto agli inventari delle emissioni climalteranti. Abbiamo anche qui tutta una serie di obblighi di rendicontare proprio a livello europeo tutta una serie di dati e di risultati. Abbiamo poi l'obbligo di produrre una serie di rapporti che continuiamo a produrre, uno per tutti, quello dei rifiuti che presenteremo nel 2021, ma a fine dicembre 2021, oppure quello forse un pochino più innovativo come strumenti, che è quello dell'uso, che è quello del consumo di suolo. Così come abbiamo tutta una serie di obblighi nel produrre dati da consegnare all'Agenzia Europea per l'Ambiente, dove è in atto una profonda trasformazione anche del sistema EUNET, che appunto è il sistema preposto al collettamento dei dati ambientali. E proprio su questo un ragionamento che dovremo sviluppare. Già domani affronteremo in un seminario interno alcuni argomenti. Fino ad oggi ISPRA, diciamo, proprio perché è National Focal Point del collettamento dei dati a livello ambientale da mandare a livello europeo, però siamo convinti che dobbiamo sempre di più allargare la base di collaborazione anche in questo caso, non solo con i sistemi, con le agenzie regionali ambientali con cui stiamo ragionando e lavorando, ma anche con altri enti di ricerca che comunque sono coinvolti in un qualche modo nella produzione di indicatori, nella produzione di dati di natura ambientale. Quindi anche su questo io credo che dovremo aprire una stagione nuova. Poi, come sempre, ne avevamo parlato anche nella scorsa conferenza, abbiamo la necessità di ragionare su alcuni indicatori che oggi paiono, non dico superati, ma che danno un'informazione molto parziale. Noi abbiamo alcuni indicatori, penso ad esempio quello delle aree protette, ma anche quelli della qualità delle acque, che sono indicatori che hanno una periodicità molto, molto lunga, ogni 6 anni, ogni 3 anni. Allora, sicuramente danno qualche informazione, ma per le esigenze che noi abbiamo oggi, probabilmente ragionare sulla tempestività non è secondario, così come la necessità, lo dicevo prima, di lavorare su indicatori di natura integrata. Insomma, qualche sperimentazione è in atto e io credo che, insomma, si debba andare avanti per questa strada. Quindi noi come istituto siamo al momento fortemente impegnati
su questi vari fronti. Poi dopo, magari successivamente, mi soffermerò anche su alcuni altri aspetti. Non c'è dubbio, ripeto, che in tutta l'attuazione anche del PNRR, parlo ovviamente a livello nazionale, l'ho detto prima, credo che sia importante non solo fare il monitoraggio della spesa e monitorare se le azioni che vengono fatte sono nella timetable che ci ha di fatto costretto giustamente l'Unione Europea, la Commissione Europea, ma credo anche che sia necessario poi andare a verificare e capire se le azioni che vengono messe in campo dal punto di vista ambientale o più in generale verso la transizione ecologica poi raggiungono quei target che in un qualche modo sono stabiliti. Ecco, quindi un monitoraggio in corso credo sia estremamente utile ed importante. Sì, su questo è un tema, gli obiettivi l'abbiamo sperimentato insieme nella costruzione del sistema di indicatori per gli SDGs, questa necessità di considerare insieme obiettivi economici, sociali, ambientali e istituzionali e di produrre questi indicatori, queste misure statistiche per questi indicatori in maniera integrata. E devo dire che l'esperienza è stata estremamente interessante e proficua insieme a voi e anche, come giustamente dicevi tu, insieme ad altre istituzioni del sistema statistico nazionale. Infatti questo sistema di oltre 350 misure statistiche contiene elementi che vengono da GSE, da Terna, da Enea, oltre che ovviamente dagli uffici di statistica dei ministeri. Quindi, diciamo, in questo caso il sistema SDGs è stato proprio una concreta applicazione, del tema delle partnership. E appunto le misure statistiche aiutano a dare concretezza ai target che magari in alcuni casi possono sembrare un pochettino, gli obiettivi possono sembrare un pochettino alti, diciamo, e appunto e poco concreti. Quindi questa è sicuramente un'esperienza vissuta insieme e assolutamente importante. Importante proprio per la sua multidimensionalità ed importante per quello che diciamo sto vedendo anche in pratica in questi ultimi anni, per la necessità poi di mettere a terra questa esperienza, e mettere a terra intendo anche considerare il più possibile misure statistiche ambientali integrate con le altre, ma declinate a diversi livelli territoriali. In realtà nel sistema diciamo, dedicato ad SDGs c'è veramente un po' la summa di alcune attività che si sono svolte nell'arco di questi anni, quindi sicuramente i temi dell'inventario delle emissioni, dei rifiuti, del consumo di suolo sono tutti declinati in misure statistiche contenute all'interno di questo sistema, che va in interconnessione poi con gli altri aspetti, anche per esempio quelli del benessere, insomma, sono gli indicatori SDGs sono strettamente connessi e integrati con gli indicatori del benessere, che sono ovviamente legati tanto per iniziare, alla legge di bilancio, e ora sono ovviamente, diciamo, è stato fatto un esercizio di individuazione di interconnessioni tra gli indicatori SDGs e le varie missioni del PNRR, con tutte le relazioni legate al piano di transizione ecologica. Quindi, diciamo, anche lì una messa in concreto di determinati obiettivi che sono validi sia a livello europeo e oggi in maniera precisa, Lì diciamo. c'è da lavorare, credo Angela, ci sia da lavorare molto, perché l'impressione che noi abbiamo avuto del PNRR è che nell'impostazione originaria sia stato fatto molto a silos verticali,
Cioè, nel senso che sì, i temi erano quelli, però ogni ministero ha affrontato la tematica non dall'inizio, diciamo, cercando la trasversalità, ma ragionando, cioè, come declina, che ne so, come il Ministero della Ricerca attraverso le università o gli enti di ricerca declina la transizione ecologica o declina la biodiversità. Il Ministero della Transizione Ecologica che cosa vuole realizzare per questo, per quello, quella. Cioè, vedo che c'è uno sforzo, l'ho visto almeno sul lato digitalizzazione, di provare a rendere più trasversale i meccanismi, perché anche sulla versante digitalizzazione ogni ministero tendeva, come posso dire, a digitalizzare, tra virgolette, per i fatti suoi. Ecco, quindi credo che, insomma, per questo l'idea di trovare anche dei sistemi di misure integrati che costringano poi a mettere insieme un po', a rendere più trasversale l'attività sia molto importante, insomma, questo per evitare poi dei passaggi a vuoto o comunque sia degli overlapping che non aiutano. Infatti, diciamo, spesso le misure statistiche anche in passato, visto che hanno costituito una lingua comune anche per, diciamo, situazioni o istituzioni diverse, in questo caso lo devono fare in maniera particolare perché appunto devono transitare determinati obiettivi del PNRR, per esempio anche integrando Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile con Piano di Transizione Ecologica, con PNRR. Queste sono integrazioni che ovviamente devono essere fatte a livello alto e noi possiamo fornire misure statistiche che possano essere utili a formare un linguaggio comune. Ma in particolare per gli aspetti legati al monitoraggio funzionale e all'attuazione delle varie iniziative politiche ambientali, ISPRA e anche il Sistema Nazionale Protezione Ambiente tramite la statistica potrebbe certamente fornire un forte contributo al paese. Qualche esempio? Noi, ecco, voglio ricordare alcuni quattro grandi progetti o strategie o attività che implicano un rafforzamento della produzione di dati da un lato e anche di nuovi indicatori. Noi abbiamo, ne cito sostanzialmente quattro progetti importanti, quattro situazioni importanti. Uno è questo progetto PON che abbiamo realizzato, Statistiche ambientali per le politiche di coesione, che ci ha aiutato da un lato a incrementare la conoscenza del territorio, perché ovviamente la richiesta era quella di produrre sia indicatori ma anche piattaforme, diciamo, che potessero in un qualche modo le far leggere meglio il territorio da parte anche dei decisori politici locali. E su questo è un progetto 2004, del partenariato 2014-2020, quindi abbiamo realizzato ad oggi, abbiamo pubblicato 44 indicatori, di cui 25 sono anche di livello, diciamo, comunale e anche diversi nuovi indicatori, sempre in linea ovviamente con gli SDGs, cioè con il macro quadro degli SDGs e dell'Agenda 2030. Abbiamo poi realizzato all'interno di questo progetto una piattaforma open source idrogeo sul dissesto idrogeologico, molto, molto bella, secondo me, molto utile, anche molto interattiva. Poi abbiamo lavorato anche qui con la creazione di alcuni algoritmi per quella reportistica che ti dicevo prima, che riguarda il consumo di suolo, che oggi lo rende veramente un report estremamente moderno. Abbiamo sviluppato un database molto importante che abbiamo chiamato Mosaico per i siti contaminati, in questo caso non di interesse nazionale, ma di interesse regionale. Quindi, diciamo, queste sono quattro situazioni che abbiamo sviluppato all'interno di questo PON. Poi siamo fortemente impegnati, insieme ad altri, ma diciamo negli ultimi anni, sul programma europeo Copernicus,
che è un programma di grandissimo interesse perché da un lato attraverso Copernicus che riguarda l'osservazione dello spazio fondamentalmente la stragrande maggioranza di queste osservazioni interferisce e di questi progetti con questioni legate ai temi ambientali, dal studio della biodiversità, all'erosione costiera. Sono tutti temi importantissimi che oggi fanno sì che possiamo avere da elaborare milioni e milioni di dati che possono costituire che costituiscono un grandissimo interesse. Ovviamente il progetto del programma Copernicus è importante perché non riguarda solo il tema ovviamente della o meglio, mette in relazione lo sviluppo dell'industria, soprattutto collegata allo spazio, con quelle che sono le esigenze delle grandi strutture pubbliche che erogano servizi. In questo caso, il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, pensiamo solo a un tema come esempio quello della qualità dell'aria, dove oggi si riesce da satellite ad avere tutta una serie di informazioni che insieme alle informazioni che vengono realizzate in situ ci consentono di avere un quadro conoscitivo in tempo quasi reale assolutamente di grandissimo interesse. Questo vale anche per altre matrici. E c'è un altro grande progetto su cui siamo impegnati da anni, che è quello della strategia marina, che è anche questo, che ha lo scopo ovviamente di arrivare a definire a livello europeo un buono stato di salute della qualità del mare, e anche questo di fatto è basato su una serie di indicatori e di misure che devono poi essere attuate per raggiungere quei target che quegli indicatori ci indicano. Così come recentemente abbiamo lavorato molto sugli indicatori che riguardano, cioè sul monitoraggio dell'economia circolare e stiamo lavorando a diversi livelli. Uno, abbiamo insieme all'Agenzia Europea definito una serie di principi, sono sette, riprendendo i principi di sviluppo sostenibile sviluppati a Bellagio, la cosiddetta dichiarazione di Bellagio, a cui ci siamo agganciati. Per studiare, approfondire e definire meglio il monitoraggio dei processi di economia circolare, di cui ce n'è assolutamente un gran bisogno. E sul livello nazionale abbiamo anche attivato una collaborazione con Confindustria proprio per cercare di monitorare attraverso anche qui l'individuazione di una serie di indicatori per monitorare il cosiddetto tasso di circolarità del sistema delle imprese italiane o di una parte di esse. Chiaramente al momento sono tutte attività dove c'è una forte dose di sperimentalità, però seguendo anche quelle che sono ovviamente le indicazioni europee, l'idea era di provare a mettere insieme sul tema dell'economia circolare un set di indicatori per evitare una sorta di circular washing, cioè perché oggi ovviamente è diventato tutto circolare, così come qualche anno fa era tutta green economy, e quindi è importante cercare di definire poi dei parametri, degli indicatori, delle misure che in un qualche modo certifichino la circolarità e nel contempo appunto definiscano un quadro conoscitivo più preciso rispetto anche qui al contributo sempre che bisogna dare verso il tema della transizione ecologica. Quindi queste sono quattro, diciamo, situazioni molto concrete, reali, che noi stiamo cercando di perseguire, poi ripeto, sempre con una grandissima curiosità e attenzione a quello che succede anche dalle altre parti, perché crediamo, insomma, crediamo molto in questo lavoro. Sì, ma infatti rispetto a quello che dicevi, credo che sia fondamentale poi mettere a fattor comune perché intanto l'Istat sta lavorando sui registri, sull'utilizzo dei registri integrati e quindi diciamo parliamo di registro dei luoghi e al momento c'è la costruzione delle nuove basi territoriali che
che saranno particolarmente dettagliate con la definizione di microzone e quindi avere questa, poter mettere insieme le attività e le analisi e le ricerche fatte da voi con le nuove microzone, le nuove basi territoriali e potenzialmente con quanto contenuto nel registro dei luoghi che è basato su indirizzi. E su anche poi edifici ed alloggi e tiene dentro anche le questioni legate all'amministrativo storico dei comuni, quindi alle variazioni territoriali dei comuni, mettere insieme le analisi fatte da voi anche tramite Copernicus, insieme e confrontarle da ricercatori con le analisi e quanto viene fuori dai registri integrati e dai dati sempre più dettagliati forniti dai censimenti, credo che sarà veramente una sfida interessante perché in questo caso appunto, parliamo di multidisciplinarietà e parliamo di realmente di impatto antropico sul territorio e credo che molto potrà, di veramente utile e interessante potrà venire fuori. Nello stesso tempo mi veniva in mente appunto quando parlavi di. Tra l'altro domani ci sarà una sessione nella quale presentate, ci sono due sessioni nelle quali presentate sia attività legate, alcune delle attività che hai descritto in termini poi di proprio di indicatori statistici, sia quello di cui hai parlato, a cui ho fatto cenno legato all'economia circolare, quindi ci sarà anche questo domani in conferenza. Da Espresso, infatti presentato da ricercatori ISPRA. E l'altro elemento che mi veniva in mente è che appunto attualmente l'ISTAT ha lavorato parecchio nell'arco di questi anni con i framework per i cambiamenti climatici e quindi sono stati definiti una serie di indicatori sia a livello UNECE che a livello UN e UNST. Che ovviamente sono coerenti, diciamo, e integrati per quanto possibile con le misure statistiche per la sostenibilità e sulle quali sicuramente c'è ampio margine di lavoro congiunto e anzi viene proprio richiesto dalle Nazioni Unite, c'è proprio ci saranno delle attività che dovranno essere svolte nell'arco dei prossimi anni, ma proprio richieste anche dagli OSD di collaborazioni e di integrazione tra attività degli istituti di nazione di statistica e di ricerca come ISPRA. Quindi, insomma, tutto questo ha sicuramente un futuro, un presente ce l'ha già e un futuro. C'è qualche altro tema a cui pensi che possa essere, non so, quello anche della biodiversità a cui facevi riferimento prima, cioè le questioni legate poi alle misure statistiche che attualmente sono quelle internazionali diffuse, sono quelle delle aree protette, Sì, terrestri e ti marine, ripeto, non sono sufficienti, diciamo. ci sono probabilmente alcuni settori, uno è questo, sul tema della biodiversità, su cui forse si deve ragionare, ecco, nel trovare indicatori un po' più dinamici, ecco, la dico così, non sono uno statistico, e quindi non vorrei dire un'eresia, però sicuramente sono sicuramente indicatori importanti, però molto. No, non in linea con i target e gli obiettivi che ci si vuole dare, insomma. Quindi anche un po' di sperimentazione su queste questioni io credo si debba fare. Benissimo, allora intanto grazie, veramente grazie tantissimo Grazie, grazie a te, grazie a voi. lavoreremo su questi nuovi problemi di misurazione per l'ambiente e per la sostenibilità, proprio perché è importante proseguire passo passo, ripeto, anche secondo me, per far progredire la cultura della sostenibilità, che è altrettanto importante per questo pianeta. Quindi grazie, veramente grazie Grazie, e buon grazie, buonasera a pomeriggio. tutti. Buon pomeriggio.